mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Sul versante ionico reggino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. Con te, i supermercati della Calabria. In Sila, dove l'aria è la più pulita d'Europa e dove scorre acqua purissima, Madre Terra regala la patata della Sila IGP. Patata della Sila IGP, buona, protetta, unica. Bentrovati cari buongustai a casa tua, identità, gusto, benessere, sempre pronta oggi anche per offrirvi il meglio che abbiamo del panorama agroalimentare calabrese, ma non solo, di prodotti di stagione. Allora, c'è un prodotto che è particolarmente simpatico, si presenta davvero in modo strano, è impossibile non vederla, non tenerla in considerazione se l'abbiamo negli orti o comunque se qualcuno magari ce la dovesse regalare. Mi riferisco alla regina zucca lunga, grande piatto in Sicilia, ma devo dire che anche in Calabria si realizza in diverse ricette. Devo dire che è stata anche una delle prime ricette realizzate da casa tua, da Deborah Rocco, che nel frattempo saluto, e adesso andiamo a vedere come la andremo magari anche un po' ad innovare, però sempre con ingredienti molto mediterranei, perché sì, sarà zucca alla mediterranea. Bene, e dopo essere stati in uno dei supermercati con te.e della Calabria, aver preso il meglio che c'è del marchio Noi Voi, olive schiacciate, pomodori secchi, abbiamo del tonno al naturale, se l'avete anche sott'olio non importa, poi dei capperini, uno spicchio d'aglio, dell'albume, pane raffermo ammollato oppure anche della mollica di pane va benissimo, del prezzemolo, del basilico fresco, pepe nero, brodo vegetale, olio extravergine d'oliva e naturalmente lei, vedete com'è bella la nostra signorina. E allora, poiché è abbastanza lunga, noi cosa facciamo? Andiamo a tagliare, che ha una bella bella superficie esterna dura, per cui andremo a tagliarla ad anelli, poi la andremo a pelare, a scavare e la andremo a cuocere per non far disperdere tutti i sali minerali e le vitamine nel forno a microonde. Allora bene, per non farla appassire troppo nel forno a microonde, la lasciamo con tutti i semi, con tutta la parte centrale, poi la andremo a svuotare solo successivamente. Disponiamo i dischi, quindi gli anelli per meglio dire, in una ciotola. Ecco qua così, mettiamo un po' di sale per favorire la fuoriuscita dell'acqua di vegetazione. E via nel microonde. Adesso
facciamo un bel soffritto perché vogliamo che sia molto molto saporito il composto all'interno. Di solito si realizza con un composto di polpette, no? Siamo abituati a farcire la nostra zucca nel meridione soprattutto con appunto pasta di polpette, impasto di polpette, formaggio, spesso anche pecorino dalle nostre parti, così come in Sicilia. Noi però vogliamo renderla un po' più marinara questa ricetta, e quindi dicevamo mediterranea. Non perdetevi nulla, andiamo nel forno a microonde massima potenza per una zucca, così ci vogliono almeno 3 minuti. Brucia, scotta, ecco qua pronta da microonde la nostra zucca lunga, anelli di zucca lunga. Adesso cosa facciamo? Vedete come si è cotta benissimo con il sale? Ecco, regolatevi voi poi con la potenza. Cosa si fa in questo momento? Noi intanto ci siamo preparati il trito che poi andremo a soffriggere in padella per aromatizzare il pane. Prendiamo quindi un piano, così mettiamo un canovaccio e andiamo a svuotare la zucca. La lasciamo poi a sprigionare tutto il liquido in eccesso e nel frattempo andiamo a preparare invece il nostro ripieno all'interno. Ecco, svuotiamola adesso che è calda. Perfetto. Ecco, andrà ad accompagnarsi in cottura con della salsa di pomodoro, naturalmente al basilico, che verrà diluita con del brodo vegetale, quindi accompagneremo proprio la cottura, anche se devo dire che il microonde la fa cuocere molto prima rispetto alla quantità di tempo che è necessaria nella cottura tradizionale di questo tipo di zucca, che è abbastanza. Quando ti dicono alla testa come una zucca è perché significa che sei proprio di coccio. Bene, a prova proprio di scottatura, il microonde è potentissimo, ma vedete, vi fa risparmiare tempo e mantiene intatte tutte le proprietà nutrizionali, per cui intanto che appunto si sprigiona tutta l'acqua di vegetazione in più sullo strofinaccio, sul canovaccio pulito, lavato con sapone neutro, vi raccomando quando utilizzate gli strofinacci in cucina, meglio se di lino bianchi, ma noi siamo per il colore purtroppo ormai in questa nostra era contemporanea. Detto questo, ho qui una bella brocca di acqua. Adesso l'andrò sempre a riscaldare nel microonde, realizzo un brodo vegetale e nel frattempo devo subito correre all'Artistupain, anzi andiamoci insieme, va? Ecco qua, acqua calda, e prendiamo il nostro brodo granulare. Lo abbiamo sia vegetale che brodo di carne, naturalmente tutta verdura, ortaggi disidratati, senza conservanti e senza aggiunta di glutammato. Quindi noi e voi. Adesso che arrivano i freddi, la stagione invernale, autunnale, per chi non avesse una buona carota, sedano e cipolla, è un'ottima alternativa. Un cucchiaio quindi da minestra per più o meno mezzo litro di acqua e lo teniamo da parte. Ed è arrivato il momento però di dare consigli per gli acquisti. A Casa Tua Identità Gusto Benessere torna tra pochissimo per realizzare insieme questi anelli
di zucca lunga con una farcia alla mediterranea, con del tonno naturalmente, capperi, pomodori secchi, olive, salsa di pomodoro e poi abbiamo anche uno spicchietto d'aglio e delle erbe aromatiche. Non perdetevi nulla tra poco. Con te, i supermercati della Calabria. Elisir San Marzano Borsci. Torna a sorprenderti. Stiamo realizzando una zucca lunga degli anelli di zucca lunga con una farcia alla mediterranea, quindi con capperi, pomodori secchi, del prezzemolo, dell'aglio che in questo momento trito con uno schiacciaglio, e l'aglio è nuovo in questo periodo, non ha tanta anima e tanto germoglio che rimane indigesto, però utilizzare il tritaglio o l'aglio disidratato sicuramente è una buona soluzione, soprattutto per non far che i vostri impasti risultino indigesti come spesso capita. Olio extravergine, abbiamo utilizzato l'equilibrio, anche se vogliamo il fruttato del Coroneiki, che con la presenza del pesce devo dire che è abbastanza in linea, e utilizziamo appunto al posto della carne, che di solito si riempie, la zucca lunga con la farcia delle polpette, quindi a base di carne mista, di vitello o comunque vitello è anche maiale, in questo caso con il tonno, per cui ce l'apriamo. Andiamo a scolare. Nel frattempo, vedete, proprio qui ho già preparato un trito di prezzemolo che adesso andremo a mettere nel soffritto con l'aglio, poi andremo ad aggiungere le olive verdi schiacciate o olive verdi anche a rondelle, come vi pare, intere, purché siano appunto verdi e non nere, del pomodoro secco e poi i nostri capperi. Andiamo avanti. Profumo altro che mediterraneo, con capperi, olive e pomodori secchi, aglio e prezzemolo, e adesso il nostro ottimo tonno, pinna gialla al naturale, va benissimo anche all'olio extravergine, ma poiché ho utilizzato comunque sia le conserve di pomodori che di olive che erano sott'olio, ho preferito utilizzare questo al naturale. Facciamo così insaporire. Mettiamo adesso un po' di pepe nero e poi andremo ad aggiungere altrettanto nell'impasto. Allora, andiamo appunto al nostro pane integrale,
che ci è avanzato. Potete utilizzare ovviamente il pane bianco, qualsiasi insomma pane che vi è avanzato. Io l'ho ammollato con un po' di brodo vegetale già in precedenza, altrimenti dicevo anche la mollica di pane va benissimo. Tra poco, appena si sarà insaporito il tonno con i diversi ortaggi, andremo a versare anche il pane e andremo ad insaporire tutto quanto. Poi andremo a versare in una scodella, aggiungeremo un po' di albume di uovo e andremo a realizzare il nostro composto per poi farcire i nostri anelli di zucca lunga. E allora, visto che meraviglia, allora ci starebbe tantissimo bene anche dell'uva sultanina ammollata e quando andrete poi a cuocerle insieme al pomodoro e al brodo vegetale, un po' di aceto di vino, un po' come quando si realizzano i peperoni abbottonati nell'irpinia. È una ricetta campana questa che ci piace tanto e che comunque con ogni vegetale potrebbe andare bene. Andiamo! Senza niente di più, né aglio, nient'altro, solo il sapore infinito di salsa per amatori. Al basilico, mettiamo giusto una foglia di basilico per ravvivare. Caliamo quindi la nostra passata di pomodoro, del brodo vegetale. Facciamo sobbollire un po' e poi via che andiamo ad inserire i nostri medaglioni. I nostri anelli, anzi. Facciamo entrare la grafica nel frattempo per realizzare i medaglioni di zucca lunga. E allora cosa vi occorre? Vi occorre una zucca lunga sicuramente, pomodori secchi, olive verdi, capperi sott'aceto, tonno in conserva, albume, pane raffermo, brodo vegetale, salsa di pomodoro, prezzemolo, aglio, basilico, sale integrale, pepe nero, olio extravergine d'oliva. E allora andiamo, non perdetevi nulla. Ed ecco che ci siamo, possiamo ultimare questo piatto davvero leggerissimo, una bella variante per cuocere questa zucca che spesso viene un po' sottovalutata, invece è molto carnosa, accogliente e poi è ricchissima di acqua, quindi è un piatto anche sano, dicevamo, non solo perché abbiamo aggiunto veramente ingredienti poco grassi, grassi sono quasi nulli, c'è solo l'olio extravergine d'oliva e gli acidi grassi buoni, i grassi buoni naturalmente del pesce azzurro. Non c'è formaggio, però voi sapete bene che potreste anche in questa ricetta metterci un po' di pecorino o comunque anche delle acciughette, come dimenticavo prima di dirvi, nel soffritto. Andiamo ad adagiare sul nostro piatto di portata e non solo. Guardate anche
come insieme al brodo vegetale questa salsa è diventata proprio aranciata, i colori della salute. Allora io vi do l'appuntamento presto nella cucina di A Casa Tua, Identità, Gusto, Benessere, e rivedete anche tutte le puntate di A Casa Tua andate in onda sul nostro canale YouTube A Casa Tua TV. Andiamo, grazie per l'attenzione che non è mai scontata, alla prossima! Dalla città della carne, Mileto, più di mezzo secolo fa, nasceva la prima macelleria Callà. La costante passione e la maestria di nonno Vittorio Prima. La realizzazione del mattatoio ad opera dei figli negli anni 90. L'ideazione di prodotti speciali a cura dei nipoti, frutto di ricerche e di materie prime eccellenti. Fine la lavorazione, accurata, la salatura e la stagionatura. Assapora i tradizionali e autentici salumi calabresi. Conciditi l'esclusiva noce aromatica, il succulento prosciutto legato a mano e cotto alla brace. Non desiderare di più, solo Callà, carne e salumi di qualità. Visita il sito internet carnicalla.com. Io ho tutto il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Con te, i supermercati della Calabria.